Zazan! Ciao ragazzi, buongiorno, bentornati sul canale. Oggi siamo in un posto dove anche qui avrei voluto essere già anni fa, però meglio tardi che mai. Siamo arrivati da Andrea Biondetti. Ciao Andrea, bentornato sul canale. Chi mi segue da tempo sa che quando frequento le fiere più importanti lo stand di Biondetti è sempre presente sul Bruce Garage. Oggi invece abbiamo fatto il contrario, Bruce è andato nella sede di Andrea Biondetti. Io sono anche un attimino così con poche parole, perché dove ti giri ci sono richiami al vostro illustre parente Clemente Biondetti. Guarda quanta roba. Vabbè, senti Andrea, da dove iniziamo? Da dove vuoi. Facci fare un giro. Allora, si parte di qua. Dai, partiamo di là. Intanto date un occhio, poi dopo le vedremo. Coppe, mille miglia, cerchi, la sì, tuta di Munari, guardate, Colmar, guardate che scena. Questa è invernale, la dovevo aver usata in qualche gara. Non mi ricordo se il rally di Sanremo o di Monte Carlo. Non ricordo bene. Allora, voi nascete come collezionisti, corridori. Sì. E poi dopo da passione è diventato lavoro. Quindi tutte le macchine che vedremo in questo video, vi avviso, sono in vendita naturalmente. Quasi tutte. Tante no, però insomma alcune sì, alcune. Un po' in collezione e un po' in un po' rese disponibili alla vendita. Allora, qui c'è l'imbarazzo della scelta, ragazzi. Questa è una Balilla Coppa d'oro. Stavo cercando di vedere la parte posteriore per essere sicuri che fosse una Coppa d'oro, non sì, una sì, Sport. Sì, questa è una Balilla Coppa d'oro. Qui abbiamo un Dino Ferrari, un 206, quindi passo corto, carrozzeria in alluminio. Sì, pazzesco. In alluminio. Chicca, sempre pazzesco. Sempre stata italiana, e questa è appartenuta a uno dei proprietari, era Mario Del Monaco. Il tenore. Il tenore, sì. 2000 GT veloce, è un 2000? Sì, è un 2000. Bello questo blu diplomatico, sì. Questa Aprilia, un 1350 lusso, che era del fratello di Clemente, e in un articolo di giornale dell'epoca c'era scritto che fece la ricognizione della 1000 miglia con questa. Pensa a te. Questa è proprio un'auto di famiglia, l'abbiamo ricomprata ora dopo tanti anni, era in famiglia nel 1949-50. Come l'avete trovata? È un amico, Alessandro Bruni di Firenze. Dopo lo vado a salutare, dopo passo da Gian Andrea e dopo Alessandro. me l'ha fatta ritrovare lui. Vicky Bruni, eh. Sì. Lo chiamiamo Vicky Bruni. Questo è il numero uno. Mamma mia, numero uno. Ce l'ha fatta ritrovare e ora non esce più. Bene, quindi questa, ragazzi, non è in vendita. Comunque non è un video per promuovere la vendita delle vetture. È solo per far capire a chi sta guardando il video che qui, oltre a collezionare, fanno anche business, no? Poi, ripeto, chi mi conosce, che mi segue dal canale, ha visto gli stand di Biondetti nelle varie fiere. Dov'è il testa rossa nero con 8000 km? In un altro caparone. Prossima volta. Purtroppo. Questo 308? Bellissimo bianco, eh? Vetro rese. Ecco. La chicca, nella chicca, 190 SL, SS, un Maserati Spider 90° anniversario, questa sì. Com'è che si chiama? Spider 90°, sì. 90°. Non era Grand Spider. No. È un oggetto particolare, vedrete che nei prossimi anni anche queste verranno apprezzate più di quanto non lo siano già adesso, che comunque le richieste sono doppie rispetto a quelle di 15 anni fa su questi oggetti. Deve ancora essere capito. Questo è 912, tre strumenti del 65. Che bel colore. Un preserio. Che bel colore. Interni piede pull, bello, tre strumenti, particolare, 912 si caratterizza. 65, l'hanno prodotte dal novembre 65 in poi, quindi trovare una dicembre sì, pazzesco. Solo per due mesi. Ah, bel pasticcino, TR3 brocca larga. Giulietta, SS. Che bel pezzo. Hai visto uno stinile al nuvolare, è andato a fuoco, cazzarola. Sarà con tutti. Sì. Questo è un TR2. Bocca stretta, cioè no, TR2, no, c'è il TR3 che c'è sia bocca stretta che bocca larga.
È sempre questa schiata, guidare a me è una macchina che piace moltissimo. Sì, sono belline queste cioè, vanno bene. Vanno bene, sono divertenti. Sì. Sei seduto per terra. Sì. Questa Giulietta. Questa Sprint. Sprint è un unico proprietario, Vergata Firenze. Pensa a te. C'è da fare dei lavori dentro. Linea stupenda questa macchina. Sì, sempre una gran bella macchina. Peccato non sono più apprezzate. Sono macchine, c'è stato un periodo ci si lavorava bene, ora invece sono proprio per collezione, basta. Io ricordo qualche anno fa di aver trattato un primissimo esemplare col cambio ancora al volante. Bello. Azzurro, il colore tra i più ricercati. Ti dico che è stata bruciata ogni proprietario. Però c'era il prezzo, che era ampiamente sotto i 70, macchine tre anni fa, più di 100, che vendevano più di 100, sì. Sì. Adesso si sono un po' ridimensionate, le vedo 80. Io ho un amico che ne ha una così, con il cambio al volante, copie, gemelle di questa che ti ho detto, non uniproprietario, fa fatica a prenderne 75. Cioè all'asta non gliene hanno offerti 75. Questa è una roadster, molto rara la roadster. Cabrio si trovano, spister, sì, roadster ce n'è veramente poco. L'hanno fatte solo per un piccolo periodo di tempo. Anche se è una bella chicca. Sì. Ma c'è ancora il cliente per queste macchine? Sì, si vendono. Ci vuole tempo. Cioè qui chi si avvicina? Il cinquantenne, il quarantenne? Si avvicinano tutti. Si avvicinano tutti, sì. Eh? Sì, sulle tre. Perché comunque è sempre un'icona. La prima Porsche è un'icona. Quando uno vuole andare veramente sulle storiche... Davvero. Pensa alle 356. No, poi piace, cioè sempre un marchio molto attivo la Porsche, tutt'oggi fa macchine che piacciono tanto, quindi quando le case madri riescano a tenere vivo l'interesse nel sì, momento sì, sulle attuale, anche tutto l'epoca insomma ne risente in modo positivo. Questa è sempre un'auto molto richiesta. Pensate, non si roadster. Vendano in un minuto, ma si vendano bene anche queste qui. Allora, guardate qui una Steyrbuch 650, questa è la 500 austriaca, fatta su licenza. Eh sì. Ed era la versione austriaca. Questa andava più forte delle Abarth, la Steyrbuch. Questa è un chi te l'ha venduta ha detto che fa 150 all'ora. Il meccanico l'ha preparata. Ah, il meccanico che l'ha preparata. Provare per credere. Quando proviamo? Guarda. 110 l'ho già provata, però 150. È già 110, ti sentivi volare. Sì. Onestamente. Guardate questa Mercedes. Questa è tutta conservata, ma si mai vede. Stata toccata né di vernice né di. Si vede dalla patina, che bella. E non la restauriamo perché è giusto che rimanga così. A trovarle tenute così. Cioè, macchina degli anni 50. Sì, prima degli anni 50. Ancora prima? 48, 49? Sì, la Mercedes negli anni 50 aveva già tirato fuori il saponetta, il Gullwing. Sì, sì. Erano avanti anni luce. 1100? Sì, 1100. Ha fatto qualche gara storica, vedo. Sì, beh, comunque. Un di regolarità questa. 1100, turismo veloce, te la prendi, fai la 1100, un bello oggetto. Sì, quello è un bello oggetto. È vero o no? Comodo, viaggia, ci fai anche i passi. Ta-da! Quello 1100 Pininfarina ES, ci ho fatto la 1000 miglia nel 2019, però una macchina... Ah, 50 esemplari ne hanno fatti. Prima targa Bologna, primo libretto a pagine, un oggetto non facile da reperire. Pensa te. Nel 2019. Pininfarina, ragazzi. Erano avanti, 1949 quell'auto, guarda che linea. È la solita linea, da questa linea poi si riprende la V20 se guardi bene. Questa è prima. Sì, è vero, di profilo è praticamente, se non identica, quasi. Sì, molto sì. Lo zio. Sempre presente. Grande. Buonasera, signor Biondetti. Allora, qui c'è un'altra chicca che io notai anni fa sul mercato. Bravi che ve la siete accaparrata voi. Questo è un turbo cabrio. Sì. Con colore, questo è il colore della presentazione delle turbo cabrio. Ma poi 47.000 km e soprattutto 500. Manuale. Sì. Questo è proprio questo un bel pasticcino, cioè uno sì, che ne capisce di Porsche, questa qua
Il 997 Turbo MK1 poi c'ha il motore Metzger, quindi è anche da un punto di vista collezionistico un'auto importante. Mm. Perché poi dopo questa hanno cambiato tipologia di motore. Questo è un motore che fa paura. Concordo. Già l'MK2 non monta più questo motore. Ma veramente forte sta macchina. Sì, questa è tanta roba. Qui abbiamo un 12 cilindri Ferrari, manuale. Questa è quella appartenuta alla scuderia Ferrari e poi data in ingaggio a Mica Salo. Ah. Correva al posto di Schumacher. Ah, me la ricordo. Sì. Come no? Che fece qualche gara al posto di Schumacher, sì, quando Schumacher si infortunò. Si rompe le gambe a sì. Prese Rosalo e gli che fece due o tre gare e nel pagamento delle gare ha detto già ti diamo un 5,50. C'è la firma sotto il cofano, poi ho tutti i book service intestati a lui, c'è la firma qui che abbiamo, insomma, sempre una macchina appartenuta alla scuderia Ferrari. È sempre una macchina che è appartenuta alla scuderia Ferrari ed è una delle ultime... Gran Turismo. Proprio classiche da sono Ferrari, riusciti, come Ferrari voleva. Sono riusciti, nonostante il motore davanti, il motore anteriore, a avere una distribuzione dei pesi del 50-50 sui due assali. Quindi questa è una macchina a quasi 30 anni, perché nasce nel 96, quindi sta andando per i 29, ma è divertentissima da guidare, va forte, perché questa va veramente forte e ha una linea eterna, secondo me. È vero. È un'auto, secondo me, da comprare. Cosa ne pensi del Resto Mood che hanno fatto di recente a 700.000 euro più la Donor Car? Compro me. Anch'io, cazzo. Però è bello che stiano facendo questi Resto Mood alla luce di che cosa? No, di linee moderne, ultra moderne, che a molti magari... Certo. Non fanno impazzire. Anche con la testa rossa. Anche con la testa rossa, sì. No, ma... Testa rossa. Qua abbiamo un... sembra quasi che non lo volessi inquadrare. In verità questa è il testa rossa dei testa rossa, perché monodado, monospecchio, è in assoluto la prima, la più ricercata. Che bella patina che ha, eh. Sì, questa ha 60.000 km circa. Pensa te. E quella, fra l'altro, ruote classiche, nell'inserto c'è proprio questa. Proprio la mia macchina da guidare, ostica, niente a che vedere. Molto più bella questa, sì, da guidare, però da guardare, ragazzi. Il posteriore è testa rossa e il posteriore è testa rossa, ma tre quarti anteriore, tre quarti, sì, posteriore, sì, di profilo. Pensa che non le voleva nessuno quando 10 anni fa le trovavi anche le più brutte a 40.000 euro. Dicevo, sì, ma cazzo, ma comprate tutte le testa rossa del mondo, tutte, ma siete pazzi, a quelle cifre lì andavano. Ci voleva lo spazio per metterle e la voglia di comprare. Cioè adesso sono, vabbè, avevano anche quintuplicato, adesso diciamo che si sono assestati su un, sì, triplicato, diciamo. Non è il caso di una... Le monospecchio reggono ancora bene il mercato. Sì, vabbè, è uno che vuole collezionare in testa rossa, prima cerca prova questo. A cercare questo. Poi magari prova a cercare un monodado bispecchio. Sì, però prima cerca questo. Il fascio è un oggetto di design pazzesco. Lo sostituirono per una questione di praticità. Certo. I primi clienti dissero: no, ma non ci troviamo bene. Non poi si vede bene. Poi sì, iniziò ad andare nella seconda metà degli anni Ottanta. Tutti avevano anche il doppio specchietto. Effettivamente, questa aveva il doppio specchietto, gliel'ho levato, sempre all'altezza. L'aveva fatto all'altezza? Ah sì? Sì, l'aveva fatto all'altezza. E chi è che lo faceva speculare lo specchio, il monospecchio della Credo testa rossa? Per il mercato inglese. Ah, è vero, certo. Domanda stupida. Testa rossa forever, ragazzi, vedrete che ci saranno, secondo me, non basta il Resto Mood che ha fatto Fioravanti, non basta, no, ne faranno altri, secondo me, molto validi. Sì, sì. No, è troppo bella, questa qui c'è la perfezione nell'handling, nella guidabilità, un po' di prestazioni, gli metti magari soltanto, io questa macchina qua gli toccherei appena appena i cerchi, basta, perché già origina, sì, cioè in 15, insomma. A parte questi cerchi, i 16. Non producano più le gomme, quindi... Già i TRX sembrano un po' più grandi dei 15, anche se in verità la misura è quella. È possibile, se uno decide di usarla, cosa che io l'uso poche volte, omologano il mozzo a 5 dadi di quella che ha due specchi, sì, perché ha una gommatura diversa. Ah, puoi, ok, sempre il monodado due specchi c'ha un mozzo diverso con le gomme più larghe, sì, no, più larghe sono
hanno una misura diversa e producono ancora. Ah, ok, ok. E le puoi montare su questa. Perché le Michelin non produce più le TRX. Perché le TRX vengono prodotte a scaglioni, quando raggiungono un certo numero di ordinazioni, mettono in produzione il TRX. Non lo raggiungano più perché anni che non le fanno più. Guarda, conosco gente che, sai che l'ha detto Maso Turbo, c'è cioè TRX? Sì. Conosco gente che è andata in Argentina a comprare quattro pneumatici a 2000 euro. Sì, sì. Nuovi, Io l'ho venduto. Quattro pneumatici. Poi ho dovuto pagarci la dogana perché dice, ma che cazzo compri i pneumatici in Argentina? Queste due gomme le ho comprate in America. Ah. Queste due, perché erano, quando ho comprato la macchina, erano proprio finite, erano alla tela. L'ho comprata in America, quindi si è dovuto pagare la dogana. Sì, sì. Hanno sbagliato, l'hanno mandata su due colli diversi, quindi ho dovuto pagare l'IVA due volte perché me l'hanno fatto pagare su una gomma e su quell'altra. Vabbè. Quindi... In dogana se ne vedono di tutti i colori. Le Delta cosa vogliamo dire? Vabbè, c'hai due Delta evoluzioni? Sì. Nero metallizzata? Questa è una delle prime 250 con la sacca in bauliera. Questa è sempre un Evo 1 col tettino apribile che non è facile. Blue Madras si chiama, quello lì è vero. Sì. Anche queste sono macchine. Vedo, piacciono tanto. Le Delta in Italia hanno un successo pazzesco. No, ma anche in Francia, in Inghilterra. Sì, in America. In America no, non è mai stata capita. Sì. Un bellissimo R129. Qui c'è proprio... Qui siamo al top degli anni 90. Sì. Abbiamo 500 SL R129, meraviglioso disegno di Bruno Sacco. E poi abbiamo, qui c'è una rarità, i porscisti se ne saranno accorti. Vabbè, c'è la freccia bianca che un po' può trarre in inganno. Però questo è un 2S, è un 993 2S, con i suoi 17 originali, perché i 18 erano optional sul 2S, mentre invece sul 4S... Pelle soft, macchina meravigliosa, stupenda, gli ha messo tutto, però ha voluto i cerchi da 17. Voleva star con. E le frecce bianche gli ha messo, come il 4S. Che bello oggetto, il 993, ragazzi. Sì, sempre bello. E qui abbiamo una bestia, un Alpine. Sì. Al 110, questa qua la dovevo aver vista in qualche gara, però non so perché. È tanto che non esce, però... Allora, devo aver visto in qualche gara di regolarità. Qualche... Sì, qualche gara. Che bello oggetto, eh. Sì, sono quelle auto però che se non usi e le metti via, dopo non usi più, perché tutte le volte devi richiamare i meccanici per metterle in moto. Quindi o uno fa con regolarità le gare, allora hanno un senso, se no diventano oggetti da collezione. Direi che le auto di questi anni più o meno soffrono tutti di questi problemi, chi più chi meno. Sì. E qui abbiamo un salotto dove è racchiusa un po' tutta la storia della vostra famiglia? Sì, ci sono un po' di tutto. Questo è un posto che nasce dalla storia nostra, dalla passione di mio babbo e mia, però questo l'ha comprato lui 10 anni fa e ci raccogliamo un po' di cimeli della nostra storia, foto di Clemente, articoli di giornale, coppe. Che magia, ragazzi, che magia. Qui è come essere in un museo privato. Cioè. Sì, si chiama così il museo, ovviamente. Biondetti perché... Ma guarda che belle tutte le macchine che venivano esposte durante la Mille Miglia. Sono le macchine un qua corso Biondetti. Queste. E queste le avete selezionate. Dalla 8C2009, quella di Le Mans. Queste sono le auto con cui ha corso. Questa è quella della prima Mille Miglia vinta. Che linea, Sì. Pensa che con quest'auto nel 1938 ha fatto 135 di media. Pazzesco, guarda. Questa Ferrari Jaguar Biondetti. Sì. Guarda che roba, ragazzi. Quando venne via dalla Ferrari, lui si costruì la Ferrari Jaguar Biondetti. Preso un po' di pezzi d'una, un po' di pezzi d'un'altra e si è costruito la macchina. Ed è lei, eh? Sì, è quella lì. Fissate. E se cilindri in linea 3-4 era Ferrari o Jaguar? Jaguar. Mi sa di sì. Sì, Jaguar. Batto peso. Ragazzi, io questa qui continuo a definirla una delle passioni più belle del mondo, perché esistono appunto persone
come Andrea, suo papà e tantissimi collezionisti appassionati che tramandano, che raccolgono, che investono tempo, denaro, viaggi per andare a recuperare tutti questi cimeli e creare questo ambiente e trasferirci la storia, la passione, la cultura che in questo caso il suo prozio Clemente Biondetti ha regalato a noi appassionati di auto. Qui c'è da perderci delle giornate intere per vedere nei dettagli tutti questi meravigliosi oggetti che mi hanno lasciato senza parole. Adesso spengo le riprese, andiamo a pranzo e poi tornerò con calma a leggermi qualche libro e faremo qualche giro insieme, cioè, Andrea. Si prova anche in macchina. Complimenti, Andrea. Complimenti, perché questa è una man cave veramente, dove la storia dell'auto si respira in maniera... Cioè ti manca l'aria quasi, tanto che è densa di storia qui. Buona passione a tutti, state con i bravi. Andiamo in fiera a Bologna. Solo cose belle, ci vediamo a Bologna. Ciao ragazzi, buona passione a tutti dal vostro amico Bruce. Iscrivetevi al canale, ciao.